praticamente ricostruendo la traccia fatta con il compasso utilizzando questo pennarello. Lavoro da fare con estrema accuratezza, perché dobbiamo riuscire ad avere un disco il più possibile tondo, insomma, senza ovalizzazioni. Perché? C'è un motivo molto serio dietro. Il disco girerà poi a 750 giri al minuto, un valore che poi devo verificare, e è una velocità notevole, significativa. Quindi un oggetto così grande, siamo praticamente alle dimensioni di un disco, di un vinile, che è sempre da 12 pollici, se che gira a 33 giri al minuto. Immaginate a 750 giri al minuto quello che può succedere. Quindi bisogna cercare di farlo al meglio. Eccolo qua. La traccia l'abbiamo fatta. Poi dopo, quando sarà fatto il buco in mezzo, probabilmente farò un buco da 6, con il bullone lo andrò a mettere su un trapano a velocità bassa per carteggiarlo e cercare di renderlo il più uniforme possibile intorno. Questa già, beh, bene o male, è un'idea di quanto girerà poi questo disco, eh. L'ho segato col seghetto alternativo, ho messo la lama da ferro per avere un taglio più preciso, perché sennò con un compensato così sottile sarebbe stato troppo grossolano. Adesso con un po' di carta, via via più sottile, alla fine con la classica spugnetta questa qui, con un trapano messo a mo' di tornio, una vite filettata che utilizzo con buco da 6 proprio per una sorta veramente di tornio molto rudimentale, che va usato con molta attenzione peraltro, con la mano sempre sopra, in maniera tale da lasciare immediatamente nel momento in cui si impunta, a girare piano. Questo peraltro è il lato quello più grossolano, dall'altra parte è più rifinito, non c'è nemmeno bisogno di rifinirlo ulteriormente. Faremo un po' di giri con un po' di carta vetrata e vediamo. Bene o male sarà questa la velocità a cui girerà, eh?
abbiamo questo lato qui sopra che va. Scusate se mi allungo un po' su questa parte, ma pensate addirittura su Club dell'NBTV c'è stato un po' di tempo anche addirittura in vendita un disco di alluminio fatto con il water jet o con il laser cut. Un centinaio di euro venivano venduti, però ci sta tutto, ci sta assolutamente tutto il prezzo richiesto. Trapano inserito nella morsa, insomma bisogna sempre fare attenzione tra un bilanciamento tra il fatto che il trapano stia ben fermo e che non vengano fatti danni al trapano. In questo caso è abbastanza facile perché la parte riduttore del trapano è in alluminio, quindi però bisogna stare molto attenti. Attenti sempre, non è mai. Infatti di recente su YouTube è apparsa la cosa di definire se il canale è adatto o meno ai bambini. Io pur facendo giocattoli, perché sul canale trovate anche dei giocattoli, assolutamente no, non è adatto ai bambini, non è adatto ai minorenni. Che se uno si fa male e nel bricolage è una cosa molto facile che accada, specie quando non si utilizzano gli attrezzi giusti come in questo caso, bisogna rimediare, allora è meglio. Poi andrà dipinto di nero opaco, nero opaco, molto importante. In questa parte poi andrà inserita praticamente una sorta di, come dire, di un cerchio bianco e nero ad 8 settori che servirà con una luce strobo per capire a quanti giri sta andando, ma questo vedremo poi. Di carta sottile, la finiamo qua. A giudicare dalle vibrazioni, mi ha detto Fortuna, sembra che sia bilanciata abbastanza. Proviamo ancora più veloce. Grazie, basta così.